Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che ovviamente apriamo con l'emergenza sanitaria. Come molti temevano, l'Abruzzo è ancora in zona rossa ed è l'unica regione in Italia dove sono ancora in vigore le restrizioni più severe. E sarà così fino al 10 dicembre, ma lunedì il Ministero della Salute dovrebbe riesaminare i dati e le aperture potrebbero essere anticipate. Il servizio è di Giuseppe Dintino. L'unica zona rossa in Italia è l'Abruzzo. Si è realizzato quanto si temeva. Fino al 10 dicembre tutte le super restrizioni rimangono in vigore, da Martinsicuro a San Salvo. L'Abruzzo è zona rossa dall'ordinanza regionale del 18 novembre, confermata dal ministro Speranza il 22. Dal report settimanale di venerdì 27 novembre è iniziato il conteggio delle 2 settimane che, secondo le normative, sono necessarie a raccogliere i dati in base ai quali le regioni possono cambiare colore. Ed è per questo che siamo ancora in zona rossa. Alcuni quindi incolpano il governatore Marsilio di essersi fatto male i calcoli, ma dopo tutto, se questo avesse atteso la decisione del ministero, ad oggi la situazione sarebbe la medesima. E il fatto che l'Abruzzo sia l'unica zona rossa d'Italia lascerebbe presupporre che qui la situazione sia più grave che altrove, ma i numeri sembrerebbero smontare questa teoria. La percentuale dei positivi rispetto ai test e il numero di decessi sono in linea con la media nazionale e l'indice di contagiosità, RT, è al di sotto di molti. Molte altre regioni. In Abruzzo ora è a 0,9, mentre nel vicino Molise, che è zona gialla, è a 1,37. E anche la percentuale dei posti letto occupati in terapia intensiva sembrerebbe essere in linea con la media nazionale, attestandosi sotto il 50%. La situazione però era diversa a metà novembre, quando l'incidenza dei contagi era comunque simile al resto d'Italia, ma non l'efficienza del sistema sanitario. Tra i 21 parametri in base ai quali si determina il colore delle zone, in Abruzzo pesarono quelli riguardanti la capacità di offrire assistenza ai malati. Tra mancanza di posti letto e di personale, il timore era quello di un collasso degli ospedali abruzzesi, risultato di un'estate persa a rincorrere polemiche becere, mentre le diverse istituzioni si scaricavano l'un l'altra le responsabilità. Responsabilità che ora commercianti, associazioni di categoria, sindacati e opposizioni addossano tutte a Marsilio. Ma Marsilio è ancora fiducioso di poter salvare i consumi della festa dell'Immacolata, riponendo la speranza in Speranza, è il caso di dirlo. Tenuto la promessa dal ministro, ha detto il governatore, che lunedì sarà riesaminata la questione abruzzese e quindi le riaperture potrebbero essere anticipate. E vedremo come andrà la prossima settimana. Intanto noi abbiamo sentito il servizio di Giuseppe Dintino e da lui andiamo e si trova a Canosa Sannita. Buon pomeriggio Giuseppe, buon pomeriggio anche al tuo ospite, al primo cittadino di Canosa Sannita, Lorenzo Di Sario, perché da lì sono partiti è partita, diciamo, la campagna di controllo, di screening con i test antigenici. Rapidi, buon pomeriggio di nuovo, insomma, raccontaci com'è andata questa mattinata. Buon pomeriggio, siamo qui all'interno dell'auditorium di Canosa Sannita in provincia di Chieti, perché qui, come dicevi, è stato allestito questo punto dove poter effettuare i test rapidi da una collaborazione tra il comune, il laboratorio Analisi Salus di Tollo e la farmacia Segatore. E l'obiettivo, sindaco, è quello di testare il maggior numero di persone possibile. Certamente, di fronte a un problema simile è chiaro che il comune doveva organizzare un'iniziativa tipo questa. È una bella cosa anche perché nasce completamente in house, così come si dice, in quanto abbiamo chiesto la collaborazione di tutti i professionisti locali, anzi io le ringrazio per il bellissimo lavoro che stanno facendo. Stiamo facendo appunto i test, costano 15 euro a paziente, il comune comunque, no, ho sbagliato,
costano 10 euro a paziente, chiedo scusa. L'errore è perché c'è la possibilità di sottoporsi al test non solo per i residenti di Canosa, ma anche per coloro che vengono da Certamente, fuori. Certamente, per i residenti il costo è di 10 euro, per i non residenti è di 15 euro. E devo anche dire che una quota di questa, del costo viene messa dall'amministrazione comunale. E anche una curiosità, chi si sottopone al test riceve in omaggio anche 10 mascherine chirurgiche. Insomma, dai, ci diamo da fare, come sempre, specialmente in questa occasione particolare. È un'iniziativa che è iniziata il martedì 2 dicembre scorso, qui attraverso prenotazione si potrà venire a fare il test ogni martedì e ogni sabato, questo è il secondo giorno. E quanto a lungo durerà questa iniziativa, Sindaco? Allora, per il momento noi andremo avanti per tutto il mese di dicembre, ma non escludiamo che a gennaio, ora vedremo anche come si andrà avanti, e se sarà necessario noi continueremo anche nel mese di gennaio 2021 a proporre questa importante iniziativa. Allora io interpellerei brevemente la dottoressa Anna Teresa Flacco del laboratorio Salus per sapere un po', dottoressa, in cosa consistono questi test rapidi. Allora, i test antigenici, i cosiddetti test rapidi, sono dei test qualitativi, quindi ci indicano la presenza o meno delle proteine virali. È un test rapido proprio perché l'esito si ha nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti. E soprattutto è importante dire che l'esito stesso viene da noi inserito nella piattaforma regionale e al fine di appunto concorrere al tracciamento dei pazienti sia positivi ma soprattutto di quelli asintomatici. Quindi invito tutti a partecipare a questa bellissima iniziativa che il Comune di Canosa Sannita sta mettendo in atto, e grazie anche a loro che ci danno una grossa mano, insomma. Ecco, perché ricordiamo che gli operatori qui sono tutti volontari, e questo è anche un test che ha un'alta attendibilità. Certo, bisogna dire che è un test che, a differenza di quello molecolare, che ha una sensibilità elevata, è un test che ha delle variabilità dovute sia all'operatore sia al tipo di test utilizzato, e anche al fatto che la negatività comunque non è sinonimo sempre di non avere il virus, poiché è un test molto sensibile alla carica virale, quindi se c'è una carica virale bassa può dare dei falsi negativi, questo è giusto dirlo, ma è comunque un test utile al fine di avere un'ampia visione della situazione nella nostra comunità. Importante anche perché consente questo test di... Sì. No, io volevo fare una domanda alla dottoressa Flacco e poi una domanda al sindaco Di Sario. Alla dottoressa Flacco, ovviamente rispettando la privacy di coloro che si sono voluti testare, volevo chiedere se poi, visto che di fatto più o meno avete avuto un'incidenza di positività che è quella regionale, diciamo intorno al 10%, oppure le percentuali variano, ecco, per esempio a Canosa Sannita è una percentuale magari più bassa. Fino ad oggi la percentuale è molto bassa, fortunatamente. Oggi, per esempio, su 45 test effettuati non c'è stato nessuno positivo, quindi abbiamo avuto pazienti tutti negativi. E invece al sindaco volevo chiedere se c'è stata una risposta dal punto di vista della cittadinanza, perché voi avete giustamente parlato anche del fatto che c'è la possibilità anche di chi non risiede a Canosa Sannita, però da parte della cittadinanza di Canosa Sannita se c'è stata una risposta numericamente apprezzabile e accettabile per questo richiamo ai test antigenici rapidi. Devo dire che l'iniziativa è appena iniziata, ci troviamo solamente alla seconda seduta, quindi dico che ecco, queste prime due sedute sono andate
molto, ma molto bene. Abbiamo già altre prenotazioni per le future sedute e quindi devo dire che la cittadinanza sta rispondendo abbastanza bene. Però è sempre meglio ricordare appunto ai nostri cittadini di venire a fare questo test, perché è veramente importante per tutti quanti noi. Riuscire a tracciare il virus significa avere meno positività dentro il nostro territorio. Quindi ne approfitto pure per fare un appello a tutti i nostri cittadini canosini di venire a fare il test prenotandosi presso la farmacia Segatore. Anche perché stavo dicendo che è importante questo test, perché consente soprattutto di scovare gli asintomatici, perché ricordo che chi invece presenta i sintomi del coronavirus o è in attesa del risultato di altro tampone non può recarsi qui per ovvi motivi di sicurezza a sottoporsi al test. In conclusione, Sindaco, quella di Canosa San Nita ad ogni modo a livello pandemico non è una situazione preoccupante come in altre parti della regione? Beh no, grazie a Dio noi abbiamo percentuali sicuramente più basse. Diciamo che il nostro operato continua ad essere sempre lo stesso. Ci siamo impegnati, ci impegniamo e continueremo a impegnarci affinché si riesca tutti quanti insieme a limitare al massimo purtroppo questo problema che prende un po' tutti quanti. E che ci auguriamo termini presto, e forse una mano può darlo anche questo punto, come altri in altri comuni dove chiunque può sottoporsi al test, e quindi rinnoviamo l'invito a partecipare a questo screening. Scusami Giuseppe, prima di restituire la linea, una curiosità, davvero una curiosità in chiusura, perché poi lo ricordiamo sempre, testarsi un giorno non significa non avere il virus o comunque che il virus non possa più purtroppo per tutti noi essere alle porte. C'è la possibilità anche poi di ripetere a distanza di, e soprattutto a distanza di quanto tempo sarebbe consigliabile eventualmente ripeterlo? Volevo chiederlo alla dottoressa magari. I tempi di incubazione vanno da all'incirca una media di 7-10 giorni, quindi bisogna anche tener conto di questo fattore, quindi ci si deve anche regolare dal giorno in cui si presume di essere stati a contatto con una persona positiva. Quindi diciamo una media di... Quindi se il virus fosse stato contratto ieri, ad oggi non risulterebbe? No, assolutamente no, proprio per il discorso che facevo prima della carica virale. La carica virale potrebbe essere talmente bassa da non poter essere percepita dal test stesso, che è un test comunque utile, rapido e a basso costo ovviamente. E allora da Canosa San Nita è tutto, Lina, che può tornare allo studio. Grazie, grazie Giuseppe, grazie ovviamente ai tuoi ospiti. Noi rientriamo e torniamo a parlare dell'Abruzzo come zona rossa, un disastro annunciato per i commercianti che ora devono avere subito i ristori, lo chiede la Confesercenti. Abruzzo in zona rossa a ridosso del ponte dell'8 dicembre, mancano meno di 20 giorni al Natale e Taucci, voi parlate di un disastro annunciato. Assolutamente sì, perché lo scegliere di aver iniziato una zona rossa in anticipo non ci garantiva e non ci ha garantito di rientrare nella normalità, perché poi la normalità è un numero RT più inferiore a 1. Questa condizione non c'è stata o comunque non c'è in maniera consecutiva da un tot di periodo, e quindi il problema è ricaduto sulle imprese con una condizione economica che ci sta facendo veramente preoccupare in questo momento. A questo punto voi cosa chiedete, cosa proponete, anche perché il tempo sta per scadere? Immediatamente che venga effettuato, se si vuole bene alle imprese, un'attività di ristoro immediato senza attendere i tempi della politica. Diciamo che dovremmo avere gli stessi tempi del fisco, che ci chiede immediatamente soldi quando commettiamo un errore o quando non paghiamo. La Regione Abruzzo deve mettere in campo un team che lavori ininterrottamente per dare innanzitutto il ristoro che non ancora hanno le imprese, quello di riferimento di aprile, ma poi un ristoro su questo dato
danno che si è causato, che è un danno che potrebbe diventare irreversibile. Dopodiché una campagna immediata, in un giro di pochissime ore, la Regione Abruzzo deve comunicare a tutti gli abruzzesi che bisogna acquistare in città, che bisogna spendere i soldi presso i ristoranti in città, che bisogna mantenere forte la nostra economia, perché se non accade ciò significa che molti lavoratori rimarranno senza lavoro nel 2021. Cambiamo argomento adesso, un'assistenza socio-sanitaria carente e la legge del caregiver del 2016 inapplicata. Questa la denuncia del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, che chiama in causa la Regione Abruzzo. Parliamo della legge del 2016 che istituisce la figura del caregiver per i disabili gravi e gravissimi. Questa legge, nonostante sia stata finanziata per 1.400.000 euro, è stata completamente inapplicata e inattuata perché Regione Abruzzo si è dimenticato, udite udite, di fare le linee guida. Che cos'è il caregiver? Istituisce la figura di colui, del familiare che si prende cura dei propri cari disabili e gravissimi. Quante persone ci sono che accompagnano il disabile dalla mattina quando si alza alla sera quando va a mettersi a letto? Sono per lo più donne, persone che il 66% delle volte perdono il proprio lavoro per assistere il familiare, e questa legge appunto istituiva un contributo economico al caregiver, un assegno per l'adattamento domestico, quindi per agevolare l'acquisto di cose utili al disabile per la vita quotidiana, e istituiva la giornata del caregiver day, il caregiver day. Tutto ciò non è stato fatto nonostante questi fondi. La cosa ancora più grave è che di questo 1.400.000 euro la maggior parte dei fondi sono tornati indietro perché non utilizzati. Adesso quest'anno ci sono ancora 378.000 euro nel capitolo sul caregiver, e io sono stato costretto di scrivere una lettera al Presidente della Regione, all'assessore alle politiche sociali Quaresimali, per chiedere di fare presto, subito, le linee guida entro domani, perché se domani non si approvano le linee guida si rischia di perdere ulteriormente i fondi, 378.000 euro, e soprattutto non supportare in questa fase delicatissima, perché in questa fase delicatissima il caregiver familiare fa risparmiare molti soldi alla sanità pubblica ed evita che tanti disabili vanno ad entrare nelle residenze assistite, sanitarie, case di riposo, e voi sapete quello è il luogo purtroppo troppo spesso di grandi focolai. Quindi questa è una grande... Secondo lei perché non è stata applicata questa legge? Questa è una gravissima inadempienza che sto denunciando oggi, una cosa che non vorrei raccontare, perché se la Regione Abruzzo approva una legge nel 2016, ci mette le risorse per 1.400.000 euro e si dimentica che esiste questa legge in Regione Abruzzo, lasciando abbandonati i caregiver familiari, vuol dire che è una regione che non sa fare il proprio mestiere. Cronaca adesso: i militari della stazione di Nereto, dopo aver ricevuto la denuncia querela di una donna di 33 anni di Sant'Omero, hanno avviato le indagini finalizzate ad accertare i continui soprusi ricevuti dalla vittima ad opera del marito, fatte di minacce, ingiurie e molestie. Una volta acquisite le testimonianze e riscontrato quanto denunciato dalla donna, i militari dell'arma hanno raccolto tutti gli elementi utili e hanno deferito al Tribunale di Teramo il marito, coetaneo di 33 anni. Nel corso di un controllo i carabinieri hanno sequestrato anche la copia di una katana utilizzata dall'uomo per minacciare la donna, che pur di non continuare a subire le angherie ha dovuto cambiare le proprie abitudini di vita quotidiana per il timore della sua incolumità. Attivata in questa circostanza la procedura prevista dal cosiddetto codice rosso, stessa cosa ad Alba Adriatica. I militari della locale stazione, dopo aver ricevuto la denuncia querela di una 66enne del posto, stanca delle continue e quotidiane vessazioni consistenti in minacce, offese e ingiurie poste in essere dal marito di 70 anni, dopo aver raccolto le deposizioni di alcuni testimoni, hanno deferito l'uomo al Tribunale di Teramo per l'attivazione del codice rosso. La vittima, per non subire ancora quelle violenze domestiche che l'avevano minata nell'animo, si è vista costretta a lasciare la propria abitazione e a trovare accoglienza presso i familiari. Andiamo a Pescara adesso. L'amministrazione comunale infatti ha deciso di applicare delle esenzioni alle associazioni e sconti alle imprese che utilizzano immobili di proprietà comunale. Esenzioni per le associazioni che utilizzano immobili comunali, sconti per le imprese. Presidente Di Pino, è un momento difficile, l'amministrazione comunale vuole andare incontro a queste realtà.
Sì, già in passato avevamo fatto, posto in essere delle misure di sostegno per le famiglie e per le attività della città. Adesso abbiamo colmato un vuoto perché le associazioni senza scopo di lucro erano rimaste, che utilizzano immobili comunali, erano rimaste fuori da queste esenzioni, avevano avuto soltanto una sospensione del pagamento del canone, e quindi con questo emendamento firmato da me, dal Presidente Antonelli e dalla consigliera Carota al bilancio di assestamento passato in Consiglio Comunale il 30 di novembre, abbiamo previsto l'esenzione per 4 mesi per tutte le associazioni dal canone di locazione che pagano al Comune, per tutte le associazioni senza scopo di lucro che utilizzano immobili comunali. In aggiunta, siccome noi diamo in uso anche nelle nostre strutture imprese commerciali, abbiamo previsto per quei 4 mesi, quindi ripeto marzo, aprile, maggio e novembre, lo sconto del 30% anche alle imprese commerciali, perché comunque anche loro hanno avuto una riduzione dell'attività dovuta ai provvedimenti di restrizione nazionali. Pescara è caratterizzata secondo me da due poli, dal polo commerciale, che è quello delle attività che caratterizzano la città, di servizi alle quali abbiamo dato, credo, anche delle risposte in passato con l'esenzione dal canone COSAP, con la parziale esenzione della Tari e con altri vantaggi. Però c'è anche un mondo molto variegato a Pescara delle associazioni senza scopo di lucro, ma quindi che operano nel sociale, nel settore culturale, che utilizzano spesso nostre strutture, che invece erano adesso chiamate a dover pagare questi canoni nonostante la loro attività era stata sospesa. Quindi riteniamo di aver fatto un giusto servizio alla collettività, perché dietro queste associazioni ci sono famiglie al pari delle attività commerciali, e quindi credo che abbiamo dato una giusta risposta. Disciplina delle attività di tatuaggio, piercing e delle pratiche correlate. Questa è la legge presentata e approvata in Consiglio regionale su proposta del consigliere della Lega Fabrizio Montepara. Questa è una legge che in pratica riordina un po' tutto, perché fino ad oggi c'erano diverse norme però di diversi settori, che riguardava la formazione, alcune norme l'artigianato, alcune norme la sanità, quindi era tutto un insieme di varie situazioni. Noi abbiamo voluto quindi con questa legge mettere ordine fare tutta una norma organica che andasse a regolamentare l'artigianato, perché questi sono professionisti dove si va a valorizzare l'artigianato, la fantasia, l'arte dell'operatore. A livello di formazione, perché è importante la formazione, non è possibile che ci si alzi la mattina e ci si metta a lavorare poi sul corpo umano, quindi su qualcosa che poi rimane indelebile. E poi a livello sanitario, quindi avere delle strutture, dei laboratori, delle stanze dove in perfetta sicurezza si possono fare degli interventi. Abbiamo anche regolamentato che determinati settori della gioventù non possono accedere se non con l'autorizzazione dei genitori, sotto a 14 anni è impossibile, sotto a 18 anni certi tatuaggi, certi piercing, la stessa cosa non è possibile realizzare. Questo per dare sicurezza alle famiglie, sicurezza ai ragazzi. Con questa legge noi diamo anche un segnale a livello nazionale, perché a livello nazionale non esiste una regione che ha deliberato in tal senso, quindi facciamo da apripista. So che al Senato, infatti, ho avuto contatti con una senatrice della Liguria che ha voluto una bozza di questo testo, perché anche in Senato piano piano si sta muovendo la legislazione perché ormai si è scoperto che è un campo importante. Cioè abbiamo circa 9-7 milioni di persone che si sono avvicinate ai tatuaggi e al piercing. Parliamo adesso di sport, ovviamente partiamo dalla Serie B. Parte bene l'avventura di Roberto Breda sulla panchina del Pescara. Esordio è successo in trasferta ieri sera, il primo in stagione per il tecnico bianco-azzurro, che batte l'Ascoli 0-2 grazie alle reti di Galano su rigore di Seterra, entrambe nel primo tempo. Prestazione convincente del Delfino, che sale a quota 7 punti in graduatoria. Il servizio di Paolo Renzetti e poi le parole del neotecnico biancazzurro.
Funziona da subito la cura Breda con i biancazzurri che con il nuovo tecnico in panchina passano per 2-0 al Del Duca di Ascoli, così come accaduto nella passata stagione. Una vittoria di platino netta e mai in discussione, i 90 minuti che hanno restituito una squadra diversa da quella vista fino a una settimana fa ai tifosi. Il neotecnico abruzzese ridisegna il Pescara che scende in campo sì con il 3-5-2 ma con le novità di Memusciai, Valdifiori e Nzita a centrocampo e Seter in avanti. Delio Rossi risponde con il 4-4-1-1, assenti Brosco e Kragol. Al Del Duca sotto la direzione di Luzzi di Molfetta si parte con il Pescara all'assalto. Al primo minuto Seter recupera palla e chiama dai 20 metri alla parata le ali. Passano pochi secondi e sono ancora i biancazzurri a rendersi pericolosi con una conclusione a giro di Maestro che chiama il portiere della formazione di casa al salvataggio in calcio d'angolo. Buono l'approccio dei ragazzi di Breda, aggressivi e compatti in mezzo al campo. Il tecnico del Pescara soddisfatto prende appunti in panchina. Al 16esimo Nzita appena dentro l'area marchigiana subisce il fallo di Pugino che il Luzzi di Molfetta punisce con il calcio di rigore. Dagli 11 metri si porta Galano che supera le ali che può solo intuire con il Pescara che passa meritatamente in vantaggio. Grande esultanza in casa adriatica con Memusciai e compagni concentrati e sempre sul pezzo la ripresa del gioco. Il Delfino morde gli avversari che però si vedono poi al 33esimo con un colpo di testa di Baic parato da Fiorilli. Due minuti dopo ancora l'Ascoli pericoloso con Sini che con un tiro chiama Fiorillo alla deviazione in corner. Al 40esimo però nella più classica delle occasioni di contropiede Galano va a servire Seter che mette il pallone alle spalle di Leali per il raddoppio abruzzese. Per l'ex attaccante del Chievo Verona arriva così la terza rete stagionale. Il primo tempo si chiude sul risultato di 2-0 per il Pescara e dunque nella ripresa si riparte con il doppio vantaggio degli ospiti e con Seter che al primo se ne va sulla destra prima di concludere di poco sopra la traversa. Marchigiani in campo con Cangiano per Pierini, mentre al quarto ci sono le proteste abruzzesi per un tocco con la mano di Spendhoffler in area marchigiana e con i Luzzi che lascia però proseguire. Al 16esimo scontro di gioco con Sabiri che si fa male seriamente dopo un'entrata di due giocatori del Pescara in maniera involontaria. Barella e ambulanza in campo, minuti di apprensione e dopo il lungo stop fortunatamente migliorano le condizioni del giocatore. Qualche attimo dopo Breda per il Pescara manda in campo Capone e Crecco per Seter e Maestro, mentre qualche istante dopo al 23esimo Capone si divora una doppia occasione facendo imbestiarire il trainer pescarese che poi al 26esimo minuto fa esordire Antei in campionato e mandando in campo anche Busellato per Valdifiori. Fra i marchigiani in campo invece Chirico per Gerbo. La gara non regala in questa fase grandi emozioni fino al 31esimo quando Busellato prima e Galano poi falliscono ancora una volta il terzo gol davanti alle ali che riesce così a salvare e a tenere in partita la sua squadra. L'Ascoli spinge e per il Pescara si aprono autostrade come accade anche al 33esimo quando Galano chiama la parata ancora l'estremo marchigiano. Nel finale si rivede la squadra di Delio Rossi prima al 39esimo con una punizione di poco al lato di Chirico e poi al 41esimo con un tiro alto in area di Cavion. Al 44esimo spazio anche a Emonga che prende il posto di Nzita nel Pescara prima del lungo recupero e la festa del 97esimo con dedica del successo al dottor Ernesto Sabatini, medico sociale per tanti anni del Delfino scomparso nei giorni scorsi. Per il Pescara arriva la vittoria e ora il futuro è meno preoccupante. È stata una partita da squadra e anche se poi bisogna ribadirlo ogni volta perché non è mai scontato, nel senso che questa è, abbiamo detto ieri, è il giorno zero, adesso siamo al giorno uno, al giorno uno non deve farci sentire soddisfatti, abbiamo tolto l'ultimo posto da classifica, è qualcosa già buono, però allo stesso tempo dobbiamo solo pensare ancora a lavorare da tutti i punti di vista. Sono contento che abbiamo segnato i due attaccanti, potevamo segnare anche con altri giocatori, però mi piace come atteggiamento, mi piace l'atteggiamento che ha avuto Cristian, mi piace l'atteggiamento di tutti i ragazzi, perché vi garantisco che sono andati in fatica e in fatica sono stati bravi a rimanere concentrati su quello che andava a fare. C'è stata tanta sofferenza, siamo partiti per andare a prendere gli alti, i primi 10 minuti secondo me è venuto un bel segnale, logico che poi lo prendi in una certa maniera, devi andare a limare gli automatismi e ancora c'è da lavorare, perché dopo un quarto d'ora siccome qualcuno era già che un pochino boccheggiava, però
Questo credo sia normale dopo qualche giorno d'allenamento, soprattutto quando, e continuo a ribadirlo, io non vado a giudicare chi ha lavorato prima di me, quando gli chiedi corse diverse, certe corse hanno bisogno di un lavoro diverso, senza, quindi insomma, va bene così. Poi anche gli attaccanti hanno dato una grande mano in fase di non possesso, quindi magari può essere che nel momento in cui dovevano andare a segnare un pochino di lucidità. Mi è piaciuto come hanno interpretato dall'inizio. Questa è una squadra che secondo me ha delle gambe importanti, perché basta vedere le ripartenze con che frequenze sono state fatte. E mi è piaciuto molto chi è entrato, perché è stato bravo a rialzare i ritmi e a dare ancora intensità. Insomma, ha detto bene prima Cristian Galano, è stata una partita da squadra, di sofferenza, come è giusto che sia un derby, però una sofferenza dove se c'era una squadra che doveva fare ancora un gol in più, forse eravamo ancora noi, quindi insomma va bene così. Perché a me piace appunto lavorare su concetti concreti, cioè la sicurezza cosa vuol dire? Non deve essere un termine astratto, vuol dire fai questo in questa situazione, fai questo in questa situazione, e cercare di metterne più possibile. Poi logico che in pochi giorni tutto non riesci a fare, e lì poi ci va l'interpretazione anche dei giocatori. Oggi c'erano in campo giocatori di grande personalità e di esperienza, appunto penso a Valdifiori, penso a, insomma, a Memushai, ma a Salvatore Dietro, insomma, ma tanti anche a Balzano, insomma, quindi alla fine quando è così tu tracci le linee e poi chiedi a loro di mettere anche quello che sanno che certi tipi di giocatori hanno dentro, però mi piace sempre tracciare le linee, appunto non è sicurezza, qua va fatto questo, qua va fatto questo, poi dopo se non riesce ne parliamo in settimana dopo, però quello che abbiamo provato va fatto. E domani invece in Serie C è la volta del Teramo, che torna al Bonolis per il match interno contro la Vibonese. Biancorossi senza l'infortunato Diakité, unico indisponibile tra i padroni di casa, e con i soliti ballottaggi davanti che riguardano Bombaggi e Mungo per giocare dietro l'attaccante e Bunino Pinzauti per il ruolo di unica punta. Se fosse così facile vincere e dover vincere per forza, era uno spettacolo farne parte, invece purtroppo non è così. Magari fosse, ma purtroppo ogni partita va giocata, e ogni partita per vincerla devi mettere in campo tante qualità, e a volte non bastano perché c'è un avversario. E quindi noi non siamo costretti a vincere domani, noi vogliamo vincere, questo è assodato, lavoriamo quotidianamente per vincere, ma non dobbiamo per forza vincere, perché non, come possiamo controllare questo? Detto questo, dobbiamo, sì, naturalmente a Francavilla sono state fatte delle buone cose, altre meno buone, dobbiamo continuare il nostro processo di crescita. Dovremmo migliorare aspetti in cui a Francavilla non siamo andati bene, dovremmo continuare su quelle cose che dicevi tu che sono andate molto bene, e continuare la nostra strada, il nostro percorso con molto equilibrio e molta tranquillità. La partita sarà quella, noi proveremo a fare quel tipo di gioco come abbiamo sempre fatto, spero che ci riusciremo, ma sono convinto di sì, perché abbiamo fame di fare risultato domani. E abbiamo fame di non fermarci, e ho un gruppo di ragazzi sani, e quindi sono veramente fiducioso. È normale che salga la pressione, è inevitabile quando sei su di classifica, no? Tutti vorrebbero rimanerci, anzi vorrebbero aggrappare posizioni più avanzate, ma è normale, è fisiologico e l'accettiamo, anzi ne siamo molto contenti di questo, guai se non lo fossimo. Però io credo che la cosa importante è che la gente, è che tutto l'ambiente sia intanto contento dei progressi che ha fatto la squadra, dei miglioramenti che ha fatto la squadra rispetto magari all'inizio del campionato. E quello secondo me è un aspetto fondamentale. E io già sarei molto, io come allenatore sono molto contento dei progressi che ha fatto la squadra. Le vittorie sono una conseguenza di come noi giochiamo, e quindi lotteremo sempre per vincere, non sempre ci riusciremo. Questa pressione che sale è positivo, perché significa che stiamo facendo bene, la teniamo stretta. Io, a me personalmente piace questo tipo di pressione. L'unico indisponibile è Diakité, per il resto siamo tutti bene,
Guarda, per quanto riguarda la formazione non l'ho fatta ancora, non so, ci sono i soliti ballottaggi che deciderò oggi pomeriggio. Eh sì, davanti, i soliti ballottaggi dietro, davanti, insomma, ballottaggi di giusta competizione. Paci come uomo mercato, come si sente? Ma io non so, non ci ho neanche pensato a questo, ma adesso sinceramente non mi interessa, perché dobbiamo con la squadra portare a termine queste partite, intanto questo fine girone d'andata, quindi non ho il tempo neanche di pensare a queste cose qua. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Prossimo aggiornamento con il TG6 alle ore 19, grazie per la cortese attenzione, buon proseguimento di giornata.